Ciao, sono Olga Visone e ho un'azienda che si chiama Lecomari, un'azienda di borse. Ho il laboratorio di stile e affido, diciamo, la mia creatività agli artigiani napoletani, che sono tanti e sono bravissimi a Napoli. Il brand Lecomari nasce, diciamo, dal piacere proprio di fare qualcosa che sia prettamente napoletano e una borsa che sia unica in un certo senso. La scelta del brand, diciamo del nome del brand Lecomari, viene proprio perché Lecomari significa amicizia fra donne, quindi le borse Lecomari sono prettamente borse per le donne e il loghetto è una civetta che è il segno scaramantico, quindi chi conosce Lecomari sa che è un brand napoletano. Oggi sono qui da Francesca Ferrara, grande anche amica in verità, perché mi sono affidata spesso a tante aziende per seguire il mio brand a livello social, che però non sono rimasta assolutamente contenta e quindi sono venuta qua a seguire un pochino, avere qualche consiglio da Francesca, dalla grande Francesca, per vedere se riesco io a incanalare la mia azienda. Olga, Grazie. mi ricordi quanti anni hai? Senti, Sì, il mio nome è Olga Visone e ho 50 anni. mi ricordi anche com'è nata questa passione? Tu mi dicevi che non è il tuo primo lavoro. No, io in tutto questo sono docente, insegno alla scuola superiore e ho sempre sognato in un certo senso di avere un qualcosa di mio. Siccome a me sono sempre piaciuti gli accessori, quindi avere appunto un'azienda di borse, sempre dedicata alle donne, appunto, a me insomma piaceva tanto e quindi da lì che piano piano è nata questa azienda che è Lecomari. Com'è stato questa esperienza, facile, difficile? Allora, è stata facile, ma perché quando c'è la passione, tutto, anche il sacrificio diventa facile, cioè nel senso è piacevole più che facile. Questo è nel senso che passano le ore, magari ti ritrovi la sera alle 9:30-10 ancora in azienda, però insomma non ti pesa perché lo fai con passione, è passato il tempo e non te ne sei accorta, quindi devi improvvisamente chiudere tutto e andare via perché comunque si è fatto tardi. Però io penso che tutte le aziende all'inizio è difficile. Cioè, nel senso, se ti vuoi far conoscere, ti devi impegnare. In tutte le cose ti devi impegnare. Quindi direi una bugia che è stato facile, assolutamente no. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. A presto. Ciao.